Salve ragazzi, benvenuti anche loro oggi su Opinione di Luzio. Oggi siamo il 23 gennaio, ore 11 di sera locali, e la città ve la dirò alla fine, anche il luogo. Quindi vi voglio portare nell'onore della cronaca il caso di Roberto Baggio, che ahimè purtroppo ha dato le dimissioni nella sua figura di presidente della Federazione Calcio del settore giovanile, settore tecnico giovanile. Logicamente mi dispiace, anche se comunque sia lo capisco, lo comprendo, anche se nelle sue dichiarazioni in televisione non si è sbottonato e non ha detto tutto. Io cercherò di farvi della delucidazione su quello che magari sono le parole non dette di Roberto Baggio. In pratica, in maniera diciamo palese, è stata quello che Baggio purtroppo ha capito col tempo nel suo grande incarico, scrivendo anche un libro che non è stato mai letto da nessuno nella federazione, logicamente, per come lui intendeva il approcciare da parte dei giovani il gioco calcio. Quindi creare naturalmente sia dal punto di vista come un allenatore, di creare nuovi schemi, nuovi moduli, nuove mentalità di gioco, di esprimere il pallone o il calcio, se vogliamo essere più non so, ecco, più nazionali, meno magari dialettali, come il gioco del pallone del quartiere, e logicamente più portando anche però anche una filosofia di vita dietro all'approccio del gioco calcio, perché è sempre visto come da parte di Baggio come una passione, uno sport, una filosofia di vita, come appunto ho detto già. E questo lui vedeva nel calcio, perché lui ci ha ruotato una vita intera, che non l'ha fatto ovviamente per i grandi stipendi, logicamente, ma l'ha fatto soprattutto per avere quel tocco di pallone che lo rendesse magico in ciò che fa, in ciò, quello che riusciva a esprimere nel rettangolo di gioco, insomma. E lui ne è anche riuscito in questo, insomma, nelle grandi giocate. Lo verrà ricordato sempre come grandissimo giocatore. Però questo voleva, quello che era stato lui, sperimentato lui nella sua vita, lo voleva portare, diciamo, nel settore giovanile, dove è andato l'incarico come presidente. Lo voleva portare come palestra per far sì che altri prendessero il suo entusiasmo, la stessa sua modalità di cui lui partecipava a una partita di pallone, anche a un semplice allenamento. Questo voleva portare, logicamente, rinnovamento. Mentre invece si è ritrovato risucchiato nella solita mentalità che c'è un po' in tutti gli ambienti, insomma, di qualsiasi tipo. E quindi a maggior ragione il calcio, che anche nelle grandi dittature lo si può ricordare che fa sempre un gran palcoscenico per avere conferme economiche, sociali e politiche, insomma, e ce lo insegna la storia. Quindi le Olimpiadi e il gioco del calcio porta un sacco di consensi, oltre che un sacco di soldi come azienda in sé per sé, perché il calcio è un'azienda in sé per sé che fattura tantissimo. E quindi lui non poteva pensare che questo gioco lo potevi stravolgere rendendolo una cosa diversa, perché logicamente tu toglievi quel senso di agonismo che c'è nel calcio, di volere anche lì avere il trampolino di successo per quei giocatori, che logicamente per quelle persone che devono arrivare a un provino di successo, soprattutto chi gioca nella nazionale, che logicamente ci arrivano sempre gli stessi nomi, e difficilmente ci vedi l'astro nascente futuro, e lì non è una palestra per fare astri nascenti, ma si va a dover consacrare quelli che sono già stabiliti che dovranno essere gli astri nascenti per la loro provenienza, logicamente. Questo mi tendo a voler mettere col mio nome Opinione di Luzio in cassetta su questo video. Questo prima di tutti, e poi tutto quello che c'è di dopato nel mondo dello sport, che c'è anche nel calcio, che logicamente poi certi traguardi, se non si riesce a raggiungere con il proprio talento, con la propria fisicità, lo si raggiunge in altri metodi, insomma, che è il metodo della medicina, che aiuta, insomma.
e logicamente, come in tutte le cose, c'è proprio uno studio dietro che chi fa parte delle commissioni doping sa benissimo che deve ogni mese, ogni giorno monitorare nuove altre sostanze che possono essere introdotte da parte di studiosi della medicina, ma a livello privatistico, perché loro studiano sempre delle sostanze che poi diventeranno dopanti, ma che nel momento reale, fisico, in cui le utilizzano, non risultano come sostanze dopanti. Quindi tutto questo mondo sporco c'è, insomma, e non si può portare rinnovamento, come era il titolo del libro di Roberto Baggio. In più, anche lui stesso diceva che ai consigli cosa ci andava a fare? Era presidente, ma era un presidente onorario, non aveva nessun diritto di voto alle assemblee, manco di parola, si può dire. Quindi lui doveva star lì per la consorteria, che doveva brindare a se stessa di quello che logicamente è il sistema vecchio, stereotipato da più di 50 anni, di quando c'era la Repubblica, insomma, e che quindi non poteva cambiare nulla. E allora lui, dopo diversi anni, ha detto: basta, cosa ci sto a fare io qui? A fare lo zimbello, a utilizzare il mio nome come un marchio d'azienda per dare qualità, per dare notorietà alla federazione, per far sì che, capito, c'è un uomo di cartello, un uomo pulito, un uomo che ha giocato a calcio per un discorso di vita, perché l'approcciava il calcio come tutta la sua, incentrata come tutta la sua vita era quella e basta, e logicamente non perché era uno zingo del pallone, come si dice a Ibrahimovic, che quindi va dalle bandierole in base allo stipendio e quindi va a far cassa, insomma, e non tanto per il piacere di giocare il pallone e l'attaccamento alla maglia. Questo non ha mai mostrato, cioè persone non l'hanno mai mostrato, lui l'ha mostrato, e questa federazione del calcio interessava di lui e basta. Baggio pensava che da questo, che poteva essere un inizio, potesse essere poi la possibilità di lavorare e costruire un gioco calcio diverso, ma questo ha visto che dopo diversi anni era impossibile. Quello che è stata l'uscita di scena è stata, diciamo, molto elegante, perché non ha manifestato apertamente questo dissenso con la federazione, questo ostracismo nel suo modo di fare. Ha soltanto detto: io portavo delle idee, volevo portare innovazione, io per la posizione che avevo non avevo la possibilità che queste cose venissero messe in pratica, vedevo che alle mie richieste non veniva mai nessuna data risposta e non venivano nemmeno prese in considerazione, e quindi logicamente non mi sono sentito che è inutile dentro questa federazione. Quindi è inutile che ci stavo, perché lui è una persona che se fa una cosa è per il fare, non solo per star lì a mostrarsi per quanto è bello. Non è un pavone, logicamente, Baggio è una persona che si basa sulla concretezza della vita, cioè vuole portare cose per portare veramente rinnovamento, per fare. Questa è la gente che ci dovrebbe essere in tanti posti, insomma, soprattutto nel mondo dello sport. E mi dispiace, e lo lascio con amarezza questa poltrona, ma solo un dettaglio su quello di Baggio, che poteva essere un po' più pungente nelle sue dichiarazioni, perché ha lasciato la federazione, non soltanto di dire non ho potuto fare quello che volevo, ma dire anche le motivazioni perché non ha potuto fare, però delle motivazioni un po' più non raggirate intorno, insomma, per dire non si può fare, vabbè, mi dispiace, ho preso questo. No, dire perché chi sta al potere di quella federazione l'ha ostacolato, dire verbalmente chi erano le persone e per quale motivo l'hanno ostacolato, verbalizzarlo, perché lui lo sa benissimo nella sua testa. Questo volevo portare in risalto. Mi dispiace, Roberto Baggio, arrivederci, salve, sono Pino Luzzi, siamo a Senigallia.